Vi sono mancata, eh? Dopo quasi un anno torno. Eccomi qua. Allora, la libraia piccola per questa settimana vi consiglia Escol Nevo Tre Piani edito da Eli Pozza. Perché ve lo consiglio? Perché mi è piaciuto? Perché ha un Nevo riuscito in maniera geniale a parlare dei tre principi freudiani, ovvero es, io e il superio. E come lo fa? Siamo la storia è ambientata in un palazzo nei pressi di Tel Aviv di soli tre piani. Ogni racconto è il racconto degli inquilini di ogni piano. Quindi troviamo al primo piano una giovanissima coppia con una bellissima bambina che si chiama Ofri, che danno occasionalmente ai vicini, una coppia di anziani in pensione. Ma cosa succederà a questa bambina? Piano piano lo scoprirete e sarete travolti talmente tanto dalle emozioni del padre e della madre che a un certo punto, come me, inizierete a dialogare con i personaggi. Al secondo piano invece troviamo questa moglie, madre, lavoratrice, che però per lavoro appunto è sempre in viaggio e combatterà in silenzio la sua solitudine. Ma come lo farà? Al terzo piano invece ritroviamo un giudice che ha una giudice che ha questo desiderio di poter parlare con il proprio marito, ma che è defunto. E come lo farà? Come riuscirà a dialogare con suo marito? Nevo riesce in tre racconti a farvi capire quello che passa nella mente dell'essere umano, nell'es, nell'io e nel superio di ognuno di noi. È un romanzo da applausi, io l'ho definito così. È un romanzo intenso, con una scrittura che vi colpirà dalla prima pagina. Non vi staccherete da questo libro e ve lo leggerete tutto in un fiato. Molti di voi che sono venuti già in libreria l'ho consigliato e lo consiglio appunto anche a voi. Quindi Escol Nevo Tre Piani, edito da Neri Pozza. La libreria piccola vi saluta, ci vediamo settimana prossima, promesso, non vi abbandono più. Ciao, buone letture!